Che hai trovato, una bagnottella? Com'è? E questo che è, Gile? Fermo, fermo, lascia! No, è molle e basta! Ma che se fai con sto coso? Ma te ne vuoi andare? Che è questa zona mia? A voi fa finita, quando te lo metti, la sera? Vattene dalla colonie! Ah, taglia mia! Ciao! Vedi che corda che t'ho trovato! Cosa vuole? La corda! A sola ci provavo, ho vista prima ieri, dammela! Ma te stai disperata per una corda? Volevo impiccarmi! Ma che te stavi ammazzando? Perché? Non si capisce! Mi fa male una caviglia, mi sono slogato una caviglia! Che te frega, tanto se devi morire! E vabbè, ridammela che te la leggo come prima! Grazie, molto gentile. Non tiri così, mi strangola. Ma la vai morire? No, non ho più voglia, non ho più il coraggio. E poi mi fa male la caviglia. No. Stai a piagne. Tra la vita e la morte. C'è ancora un'anticchia. E io adesso arrivato proprio in mezzo a quell'anticchia. A rompermi le palle. Tu guarda questo che è successo. E prima va a morire, e poi non va a morire. E decidete, no? Certo che c'è certa gente. La caviglia, la caviglia. Ma guarda che là basta che fai l'impacco con la fetta d'ardo e passa subito. Prosciutto crudo, no? Ah, forse. Porca miseria. Come faccio io adesso? Ma dovresti essere contento, sei vivo. Ma io dovevo morire. Beh, ti ho dato una mano. Se ci sono aiutato per disgraziati. Piacere, Barabba. Ricky Morandi, lieto. Ma che è tua? Sì, arrivederci, eh. Come arrivederci? T'ho salvato la vita, ma muori così. No, come hai salvato la vita? Scusi, Ma non mi aveva neppure visto. Voleva la corda, adesso ce l'ha. Dai, su, aria, aria, camminare. Appunto, attaccata la corda, ci trovo un miliardario, mo faccio scappare via. E almeno fammi fare una bella passeggiata su sto macchinone. Ma che passeggiata? Io devo correre a casa da mia moglie. Se trovo il biglietto con scritto che mi sono ammazzato, è la rovina. Allora dai, sbrigati, che fai, perdi tempo? Dai. E muovite! Su! Ma che è, una gabbiole? Eh sì, per fortuna, con la puzza che hai addosso. Dai, parti! Thank you.
Buongiorno, dottor. Buongiorno. Mi scusi, e il signore? Lo accompagni in cucina e gli dia qualche avanzo da mangiare. Elena, hai letto il mio biglietto? Ci fosse una volta che fai quello che dici. L'ho fatto. C'è anche un testimone là fuori. Mi sono persino slogato una caviglia. Addio per sempre? Almeno se ti ammazzavi, riscuotevo i soldi dell'assicurazione. Che simpatica, hai sempre la battuta pronta, eh? Sei arrabbiata? Hai ragione, ti ho fatto passare un brutto quarto d'ora. No, no, tu mi hai fatto passare una vita di merda. È diverso, capisci? Ma che parolone. Tu mi hai sempre fregata. Ti ho sposato che eri così. E dopo 6 mesi, guarda, eri già una vescica. Ma come una vescica, scusa? Sono mica un diesel. La grande promessa. Laureato alla Bocconi, Business Administration, 10 anni di borsa. Dovevi diventare un guru della finanza e quest'anno mi hai perso 40 miliardi? Sì, però prima li ho guadagnati. Con l'aiuto di mio padre ho guadagnati. E non parliamo poi di te come marito. Tu hai una dote, una, e non la adoperi mai. Beh, in 12 anni di matrimonio il mio dovere mi sembra di averlo sempre fatto. Sì, 12 volte. Come, le hai contate? Sì. L'ultima volta a Zermatt però è stato bestiale. Ti ho dato una trapanata, urlavi come una pazza. Sono un troione, sembrava che cadesse l'albergo. Scusa, diamo un occhio anche alla qualità. Me lo ricordo come se fosse ieri. Era 6 mesi fa. 6 mesi? Come vola il tempo, eh? La notte di Natale. Ah sì, dopo la messa, sì. E a Pasqua? Niente. Solo la messa? Solo la santa messa. Signora, li possiamo caricare? Sì, prenda anche questa. Grazie. Ah, ma allora era tutta una finta. Vedi come sei. Prima ti arrabbi e poi mi fai la sorpresina. Brava, avevamo proprio bisogno di una bella vacanza. Da bacino. Guarda, da bacino, che... Topino. Guarda che... Bacino, guarda Topino. Guarda che bacino. Quelli sono i miei bagagli. Io ti consiglio di fare i tuoi il più rapidamente possibile, perché quando io torno non ti voglio più trovare a casa mia. No, a casa nostra. Mia. Mia, Ricky Morandi. La festa è finita. È chiaro? Elena. Topino, Cricetto, Pantegana, Elena! Elena, non ho capito quella cosa lì della festa. Elena, dimmi almeno dove vai. Così quando guarisco ti vengo a trovare e ti trombo, eh? Sei contenta, Elena? Topino? E che? Relè Villa Santa Dorosina. Signora Elena Morandi Salvetti, confermiamo la vostra prenotazione su ITE Luigi 14 per 78 CM nome Elena Morandi Salvetti. La direzione. Ecco dov'è. Dov'era diretta la signora? Guarda che se non mi dici dove è andata la signora, io ti licenzio. Ma chi? Ma chi licenzia e licenzia? Ah, ma non avete capito niente. Guardate che qua se c'è una persona che è stata licenziata, e voi, nonni, meglio che ve lo stampate qua, eh.
Ma voleva licenziare pure, già. La signora si è andata a pigliare una boccata d'ossigeno e ha fatto buona sta famarona. Ma secondo voi, ma che cosa doveva fare vicino ad una palla a moscia così? Che voi in 10 anni l'avete fatto solo intossicare la povera signora, eh? Perché lasciatevelo dire, siete una cosa pesante, noiosa. Ma non poca, stai pure. Ma che cacchio vi avrà visto per aver sposato, lo sapete, per spizie? Non siete belli, non siete intelligenti, ma avete saputo manco fare l'industriale, io ho detto tutto. E quando uno non tiene capacità da sto posto suo, se no poi non si trova con i conti, mi sono spiegato? Ah. E mo sapete come è riata così, con una mano a naso e nata a rete, popò, la festa è fornuto. Ma va a cagare. Tu e Biancaneve, dal Bosci ti mando a lavorare io. Sta piantando, eh? Fa la dura perché pensa che le corra dietro. Ha trovato quello giusto. Sì, ma è tutta una recita. Beh, brava attrice. Mi fai passare o no? Pronto, avvocato, sono Morandi, ho un problema sentimentale, mia moglie se n'è andata da casa. Ma scusi, non è abbandono del tetto coniugale? Ma perché io la voglio rovinare? Insomma, come marito l'avrò pure qualche diritto, no? Beh, insomma, ma legalmente che carte ho in mano? Il 2 di briscola. Guardi, dottore, non le conviene prenderla con le cattive, perché io l'avverto, sua moglie è la sua unica garanzia. Se si sparge la voce che l'ha mollato, lei è finito, lei perde tutto. Rompermi i coglioni. Ma non li rompa lei, coglioni. Pronto. Ma proprio si sente tutta la voce che... Si sente la voce. Chi se ne frega. Tanto sono una vescica. Sarete ricchi, ma fate la vita. Ce l'hai quella corda? Dai, tira fuori la corda, dai. Ma falla finita, va. Piuttosto tua moglie, prima stava a dire che c'hai una dote, che... Sono cose intime. Allora ho capito, è quella che avete svolta, e ce l'hai ad opera, Non so neppure dove è mia moglie. E quello lo so io. Cos'è quell'affare? È arrivata adesso, e dove sta tua moglie? Ora che ha fatto tua moglie, che sono morto io. Tu. E che te molla. E che te molla. Oh, ma che è una macchina per mutilati? C'è la marcia a due pedali. È automatica. Insomma, decide lei. Devi andare sempre... Pare una corriera. Ero incerto tra questa e una Panda. Poi è capitata questa, cosa vuoi? Beh, no. Poi uno come te, come seconda macchina, può pure passare. E come prima? Ferrari testa rossa tutta la vita, non si batte, mito. Ma che cazzo ne sei tu di automobili? Leggo, mi informo, mi documento. Sono curioso. Manca molto? Per arrivare. Devo fare una telefonata, che ne so? Sono quasi le 5. Ah, allora ci sta ancora. Senti, fammi sto numero. 06, 4 volte 7 e poi 2. Fai 3 squilli, attacchi e poi richiami. Che cos'è, la NASA? A chi telefoni? A mamma. Ah, hai anche una mamma? Perché il sapevo. Pronto. Ciao, ma! Non sento sto! Dentro al cabriolet! C'è sta il frigorifero, la televisione con tutti i bottoni! Sta a fare un viaggio di piacere! Sì, con un amico, un miliardario, una persona squisita! No, non è frocio! Almeno mi pare. Ci vuoi parlare? Ma no, aspetta no, che te lo no, passo, no, eh! Dai, ma lascia perdere, scusa! Fa piacere. Ma che me frega me! Pronto! Buongiorno, signor miliardario! No, non va mica tanto bene, sa. Sono piena di dolori, sono mezza sdrenata dall'acidi unici. Sì. Va bene, signora, molto lieto di aver fatto la sua conoscenza. Tante care cose e a presto di sentirla. No. Sta attento, perché a me questo mi pare proprio frocio, sa. Sì, ma quanto stai via? E ci sto il più possibile, finché dura. Dove vado? Non te lo posso dire. Andiamo a trovare la moglie. No, non fa mezzozzerie.
Vabbè, ciao, ma quando posso ti richiamo, va bene? Te fare sta! Ti sei lavati i piedi? Vabbè, va bene. Ciao, 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 ciao. La mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma, la zia è sempre la zia, la cugina è la figlia della zia, la nonna è la mamma della mignotta. Tuo padre che mestiere fa? È il barbone. Papà, nonno, nonna. Sette generazioni, tutti barboni. Una dinastia. Bravo. E dai tempi di principe d'Orlonia. Camminiamo paralleli. E quell'affare che hai in testa che cos'è? Lo stemma di famiglia? È il copricapo. È utilissimo. Dentro ci metto tutto. E i sigarette, i spicci, i mutanni. Come una 24 ore. È meglio, non ti sempicciola la mano. Le sac de biton. Ma parla italiano. Pia per quello che me cazzo, eh. Guarda che pio da cedro, eh. E dai, corri un po', che è sta cosa? Faccio al pieno. Va bene. Che vai a pisciare? Qua però, fa il pieno de super, de olio e de acqua. E fammi belle piene pure le gomme. Che sei, polacco? Magari. Ma tu che sei, un cantante? Che vuoi, l'autografo? A Gino sportivamente Barabba. Ecco. Piglia. Divideteveli. Tieni, va, mettitelo. Ti dà un'aria più fresca. Madonna, come puzzano. Ma loro puzzano. Quant'è? 150.000. Fresca. Perché lo conosci? Tenga. Ciao. 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 Ciao bello. Ciao. Porca miseria, guarda là, sono scese ancora. Ma che è Finmon? Finmon, sono io, finanziaria Morandi. E con tutte stazioni te voglio ammazzare. Capirai, sono scese a 140 lire. Vuol dire essere proprietari del 51% di niente. Guarda qua il Bonetti invece come va su. Anch'io conosco un Bonetti. Ercrosta, fa Bonetti. È un milanese come te, stai in Avigli. Questo è una carogna. Pure il mio, mi ha fregato quattro cartoni. Il mio mi ha fottuto 40 miliardi. E poi non so come fa. Ogni volta che chiudo un affare arriva un attimo prima di me. Come se mi leggesse nel cervello. Ecco, guarda, qui alla sinistra. Laggiù, eh. Siamo arrivati? No, e dammi tregua. Bene, allora io sono arrivato, ti ringrazio di tutto, adesso io vado da mia moglie. No, qui mica c'è stato moglie, qui se magna. Come se magna? No, oggi ho mangiato la mela e tre mandorle, sono le 9. Oh, ma quando se magna? Ma scusa, non potevamo fermarci in un autogrill sull'autostrada e te magnavi un panino? Ma come, io ti porto in un grande ristorante. Ecco, via dalla pazza folla, in un milieu di schiva eleganza che è la cifra inconfondibile di una visione aristocratica dell'ospitalità e tu mi dici di magnarmi un panino? Oh, ma vaffanculo! E dai, portami al ristorante, ci sono mai stato. Io di mangiare con te in questo ristorante non ne ho voglia. E io c'ho voglia di portartela a tua moglie, allora che famo?
Bello, eh? Domani sera? Per quanti? A che ora? Va bene, dottore. Un tavolo per 8 per domani sera alle 21:30. Buonasera! D'accordo. Buonasera, dottore. Stia tranquillo, a domani. Due tavoli. Per quanti? Per 2. Praticamente un tavolo per 1. No, guardi, non si preoccupi, ne basta uno di tavolo. Il mio autista mangia con me. Va bene, ma io... Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Meglio. Tenga. Il signore ha detto cospicua. Va bene, basta che facciamo in fretta, però. Certo, eh. Alberto, 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 accompagna i signori. Tavolo numero 17. Aia. Di qua? Prego, si accomodi. E vai! Ah! Ma che te vergogni di me? No! E sta tranquillo, non t'agita. Mo te lo faccio fare io un figurone. Chiamiamo un cameriere, va. Ma che beda, adelante. Si vuole la commande? Scegli quello che ti pare. Ah, oh, calma, eh. Tutta roba fresca, siamo sicuri. Ecco questo. Cos'hai preso? È buono, 55.000 lire. Anche a me lo stesso. Ma che, posso scegliere? Da battere fumi. Che vini ci consiglia? I bianchi, i rossi e gli champagne. A champagne quanta fate? 150.000 la bottiglia normale, 350 quella magnum. Due magnum, una per me e una per autista. Subito. Eh? Oh. Buon appetito. Questo calici. Hai visto quella che è zindice? Oh. Quello non è il bicchiere giusto. Butta, butta. Aux rangs scandinaves. Ma che? Guarda che ristorante l'hai scelto tu. Il piatto l'hai ordinato tu. 55.000 lire. Sai dove te le devi mettere le mele e le mandorle? Cospicua mancia! Mi dica, signore. Ma che c'è stata a piglia per culo? Qualcosa che non va. Portami in cucina. In cucina? Sì, lo accompagno in cucina e magari lo faccio mangiare là, è meglio. Prego, mi serve. Prego. Ciao, Ricky. Ciao, onorevole, come va? Anche tu sei qui con la persona? No, un viaggio d'affari. Bravo, gli affari prima di tutto. Vieni, cara. Lo sai chi è questo? Si chiama Morandi. Ha attaccato cappello sposando la figlia del Salvetti. Ha fatto un paio di cazzate e ora è nella merda. Cosa vuoi, cara? La pizza. Questo è il bis, dell'là me ne sono fatto un altro uguale. Vuoi favorire? Gli affari li
fai con quello lì? È un poeta dialettale amico di Bob Dylan. È di passaggio in Europa e così è venuto a trovare dei parenti nel Lazio. Un uomo di una sensibilità, una cosa bestiale. Adesso basta. Io mi sento sensibile. Oddio. Oddio. Infermiere. Infermiere. Presto, presto. Che è successo? Non so, si è ingorgato, ha mangiato troppo, forse è fuori allenamento. Ma che ha mangiato? Tutto! Oddio mio! Mamma mia! Presto! Mamma mia! Ah, sorella, come va? Guardi, stia tranquillo, è solo un'indigestione. E cosa gli avete fatto? Una lavanda gastrica, gli abbiamo dato una bella ripulita dentro. E una bella sgrassatina fuori, no? Oh! Ehi! Ciao! Allora, come stai? Io ti trovo molto bene, complimenti. Senti, scusa, non è per disturbare, ma se tu mi dici dov'è mia moglie, io magari vado avanti, la raggiungo. Tanto tu qui stai bene, ti curano. È tutto pagato, eh? Ti fai una vacanza, eh? Allora, dov'è mia moglie? Dopo, dopo. Ma come dopo? E se sopravviene una complicazione? Che mi darebbe una grattatina alle palle, che cavolo e buon ci arrivo? Sì, se aspetti ti tocchi occhioni, per me tu puoi anche morire. Ma che morire, dai su, non dica stupidaggini. Allora? Dov'è Elena? Lasciami stare adesso, mi sento uno straccio. Ma tu sei sempre stato uno straccio. Ma non lo so, non me lo ricordo. Ah, non me lo ricordo, ti sei mangiato anche il biglietto. Adesso come facciamo? Scusi, non è che nello stomaco avete trovato un fax? Un foglietto zigrinato con dei buchini? Lo lasci stare, stanco. No, io sono stanco. È da stamattina che mi porti in giro, questo morto di fame. Ti sei mangiato un ristorante intero e adesso stai male. Sono contento, vai al diavolo. Mi hai preso per il culo. Mi hai portato fin qui, mi hai fatto perdere un sacco di tempo. Ma tu non sai dove è mia moglie, non l'hai mai saputo. Questa è la verità. Una cosa elettrica. Come ha detto, scusi? Una cosa elettrica. Una cosa elettrica? Cosa vuol dire una cosa elettrica? Do stato moglie. Dove è andata? L'Enel? Ma no, il nome del posto comincia con una cosa elettrica. Lampadina? Lampedusa? No, una cosa più piccola. Abajur? Transistor? Hai visto quando entri che è buio, no? Che schiacci il pulsante e c'è sta tutta quella roba di fili che ci passa la scossa e fa zzzz, tac. Ecco, insomma, quella cosa là. Guarda che se mi stai prendendo ancora per il culo, io... Interruttore? Interruttore? No. Diodo. No. Thermostat. Scusi, come ha detto? Thermostat. Il signore qui dice termostato. Allora, interruttore, diodo, termostato, no. Chi ha parlato qui? Là, dietro il paravento. Dica. Bobina! Bobina? Ho detto una cosa che fa tac. Ha detto una cosa che fa tac. E vabbè, ci ho provato pure io, come tutti gli altri. E non ci provà. Non sparate cose a cazzo. Fate mente locale. Interruttore? Ma che interruttore? È già stato detto, porca puttana. Il generale vuol dire qualcosa, ma la responsabilità è sua. Dica, generale. Trattasi di gruppo elettrogeno? Ma come? Ha detto una cosa piccola che fa tac? Lei sta curando l'arteriosclerosi? No, herpes alle mani. Ah, ma che schifo! Che schifo! Padella! Ma che c'entra la padella? Mica una cosa elettrica, no? Ma io devo fare la piscia! Senti, che tu la debba fare o meno, a noi non ce ne frega niente. Stiamo lavorando, è un po' di comprensione, no? Stai zitto, altrimenti me li distrai. Fai bravo, se no ti tolgo l'ossigeno. Vanella! Ale! Relè! Già, Relè. Sono andato in un albergo. Relè.
Sì, ma quale? Ce ne saranno un migliaio. Quello te lo dico domani mattina, eh. È forte qua, eh. Hai visto i divani che ci stanno? Qui ci vuol dormire una trentina di persone. Buongiorno, la signora Morandi alloggia qui. Lei chi è, scusi? Come chi è? Sono il signor Morandi, suo fratello. Ci avete pure la piscina? Per piacere. Olimpionica, allora non si tocca. Dici no, eh? Sì, la signora è alla 318, suite Luigi 14. Potrei avere una camera a fianco? Beh, sarebbe disponibile la 317, suite Luigi 16. Vada per la Luigi 16. Bene, allora, grazie di tutto, sei stato un formidabile compagno di viaggio. Come grazie di tutto? Te faccio ritrovare tua moglie, con tutto quello che concerne, ma molli così. Ah, bell'amico che sei. Va bene, ho capito, dai, to, trovati una pensioncina, un ostello, una tendopoli. Ma che me dà, lo spigo a mancia? Guarda, io la camera qui, ma la posso pigliare pure io. Che gli avete dato a lui, a Luigi 16? Allora me dà a Luigi 30 e pure 40. Non mi sembra il caso. Non lo conosco. Guardi, che io pago. Siamo completi. No, siete razzisti, questo siete. Questo, ecco che cosa siete. Fermi fuori. E levate queste malacce sozze. Arrivederà, per piacere, un attimo. E mica siamo in Sudafrica qui, no? Il signore ha chiesto una camera, gli dia una camera. Ha detto che la paga. Se mai garantisco io. Ma scusa, che c'hanno i soldi miei puzze, no? Beh, insomma, rimettili nel salvadanaio. Mi dispiace, ma la sua era l'ultima camera disponibile. Va bene, allora vuol dire che il signore dorme con me. Tanto la camera è... matrimoniale. Oh, ma il letto è... indivisibile. Va bene, allora aggiungiamo una brandina, un pagliericcio, un pezzo di plastica, un po' di segatura. Il signore è un poeta dialettale, è il dentista di Bob Dylan. Mi faccia scaricare il bagaglio. È pure mia. È pure la cappelliera. Da questa parte? Andiamo, caro. Grazie, Ricky. I fiori. Ah, grazie. Prego. Oh, hanno portato i fiori. Hai finito di lavarti? Lei è venuto in questo posto da sola a piangere su quello che ha fatto. Vorrebbe lasciarmi, ma non può. È innamorata. Vorrebbe tornare da me e non lo fa per orgoglio. Ma io so come farla cadere. E caresì, scivola sul grasso, c'è una panza che la zampugna. Queste sono le maniglie dell'amore. Lei si aggrapperà qui e succederà al finimondo. Sì, ma a 12 anni ci si aggrappa da 12 volte. 12 eventi però. No, non 12 eventi, 12 trionfi. Ho capito. 12 sbarchi in Normandia, 12 Hiroshima. Sai dove faccio a fare le mutande io? Alla Breda. Che ti ci vuoi, un container? Quale metto? Ma dove hai preso queste granate? Sono cazzotto in un occhio. Vabbè, allora niente. L'uomo elegante passa inosservato fra la folla. Guarda me. E tu passeresti inosservato tra la folla? Beh, fra i barboni sì, sono più discreto. Dai, basta, passami ste scarpe. Pronti? Che? Vado, eh. Vai, vai, vai. Fatti onore. Ma come cammini? Lui, non vorrei essere nei suoi panni. Pazza che... Allora io vado, eh. Vai, tranquillo e colpisci! Ma... Com'è bella cosa. Sì.
Ammazza, che è fulmine? Questa si è già aggrappata alle maniglie dell'amore. Dai, Ricky, vai, Ricky! Ti assetti. Ah, ma stai qua. Ma allora chi è che... Io non sono. È finita, guarda, è finita. Ma dai, non fa così, scusa. Non sei te, ma forse non è manco lei. No, verifichiamo. Un po' di calma. Cosa dice? Sono un troione, sono un troione. È lei. Ma allora chi è quest'altro? E che ne so io? Sarà un bagnino, una marchetta. Ma marca forte, senti che roba. Ancora. Via, senti. No, non voglio sentire, basta. Dammi la corda. Ma che fai, dai? Piantala! Ma piantala con sta buffonata! Ma dove vai, che fai? Domani leggi i giornali. C'è un'arsura. Aspetta! Fammi entrare! Aspetta, fammi entrare! Ma dove andiamo adesso? Che è sta cosa? Rallenta! Ma che ne so io dove andiamo? Prendiamo San Bart, vieni a camomilla. E ci vuole altro che una camomilla qui. No! Ma ci potevamo ammazzare! Magari! Vuoi che ti canto una canzone che ti rilassa? Ma chi ci frega, ma chi ci importa? Un romanesco nomi, fai incassare ancora di più! Figuraria, un bel negozio di galeria... Smettila, se no veramente miro una pianta! Guarda che mi butto contro una pianta, Tanto io e te cosa viviamo a fare? Come io e te? Io benissimo. La vita è una cosa meravigliosa. E poi nella vita mica ci stanno soltanto i soldi. E cosa c'è d'altro? I fiori, il sole, il sorriso di un bambino, l'amore, le donne, rallenta. Non tocchiamo questo tasto per cortesia. Lo sai qual è il mio ideale? Pensa un po', a donna di classe. Anche se matura è pure meglio. Ma soprattutto dovrebbe avere la caviglia fina. Forse perché mia madre c'ha due mazzarocche così. Perché alle 18 anni con due tette di marmo così, quelle le buttiamo via. Ma che buttiamo via? Vedi che capisci? Adesso io e te ci facciamo un viaggio e le castighiamo tutte. Da qui a Bangkok via Copenaghen. Attento! Che vuol, imbecile? Carlos, che te me la smano insieme? Andiamo, va. No, aspetta, guarda quella. È proprio il tipo tuo. Te la manda la provvidenza, hai visto che tettone che c'ha? Fatte sotto. Deixame sta, ve sa cagare! Qui rischiamo di prendere un sacco di botte. Ma mica subito, fallo sfogare, eh? Così quando ha finito di sfragnerla da cavaliere ti presenti e la consoli. E tu? E io me ne vado in albergo. Così mi trovo una caga via fina. Dai, vai! Vediamo prima come va a finire. Ma che vuoi vedere? Gli d'altre due sberle, sali in macchina, sbatte lo sportello e se ne va, Sap che dic, ma stoccato il coglione! Tu eres un sinvergüenza, Carlo! Hai visto? Vai! Siamo sicuri che non torna? Signorina, cos'è successo? Un incidente? Un tamponamento? Vuole che chiami il carro attrezzo, il cellulare? Gloria! Tu non faccia così. In questi casi l'importante è non essersi fatti male. Lei sta bene, vero? Sì. Sembra molto bene. Lei è molto gentile. Invece Carlos è un mostro. Un mostro! Mi aveva promesso che se casava conmigo, che mi sposava. E magari sposarti no, ma se vuoi una gasata te la posso dare io. Dai, su tesoro, sali sulla convertibile. Che bella macchina. Chi è quello? Non so, è un autostoppista. Somiglia a Bob Dylan. È inglese, questa ne brucia la gola. Signora Morandi. Buongiorno. Arrivederla, dottor Bonetti. È sempre un onore per noi averla nostro ospite. Grazie, direttore. Sempre ai suoi ordini. Signora, l'elicottero è pronto per il decollo. Grazie, caro. Andiamo? Sì, certo. Lo vedi questo?
Noi tuo marito lo riduciamo così. No, neanche queste. Senza una lira. Ma che fa? Si sta sentendo? Ehi, non mi ricordo. No, speriamo di no. Ma che fa? Ehi, ma no! Senti. Che c'è? Guardi, bisogna docciarsi prima di fare il bagno. Ma che so fa il bagno? Mi do una rinfrescata ai piedi e me ne vado. A proposito, lei e il dottor Morandi, quando avete intenzione di lasciare l'albergo? Ma io mai, sto benissimo. Anzi, le volevo fare i complimenti, l'avete messo su proprio caruccio. Fosse per me ci starei tutta la vita. Per quanto riguarda il dottor Morandi, quello adesso che stanno sta. Sicuramente sta pure meglio di noi. Mi capisci? Non tocchi, mi lasci. Da uomo di mondo. È ancora presto. Ora dove vamos? Ma come presto? Non vedi? Sono le 4 e siamo gli ultimi, tra mezz'ora e l'alba. Poi scusa, il vestitino, la cena, la discoteca. E io non ho più una lira, sono al tubo del gas. Come non comprendo? Non comprendo, lo tengo di nero. Nada di nero? Nada de nada. Ma chi se ne frega? Tanto il dinero non è tutto nella vita, no? Ci sono i fiori, c'è il sole, il sorriso di un bambino, la musica, il totocalcio, l'amore. L'amore. E l'amore. Però il coche, la macchina, è tua? È certo che è mia, è l'unica cosa che mi è rimasta. Anzi, partiamo, andiamo in Spagna. Si comincia tutto da capo. Cosa posso fare in Spagna? El torero. Il tuo torero. Matami. 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 Ah, camuca. Ci fai qui? Hai fatto il bagno con Chinotto? Ah, sì. No, mi sono messo a dormire qua perché il letto è troppo morbido. E qua mi ci ritrovo meglio. Ah. Allora, com'è andata? Ammazza che faccia. Ma che t'ha fatto? Si è aggrappata alle maniglie? Alle maniglie, alle portiere, ai sedili, al volante, al servostezzo, al baule, alla ruota di scorta. Si è aggrappata a tutta l'automobile e mi ha lasciato a piedi. E così adesso non ho più niente, come te. Ma che mi stai a dire? Uno mi fotte la moglie, l'altra mi fotte la macchina. A proposito, lo sai chi è quella che ti ha fotte la moglie? Bonetti! Bonetti? Ma Bonetti, Bonetti? Bonetti, Bonetti. Madonna! Ma fermo, ma che fai? Ma siete già!
Perfezzi! Scusa, ha sbagliato la camera. Scusi, non sono loro. Non sono loro. Guarda che quelli se ne sono già andati. E hanno pure detto che ti ero un barbone. Che fanno facile. Barbone è una vocazione, bisogna esserci portati. Hai capito perché quel porco mi fregava tutti gli affari? Era mia moglie che gli dava le dritte. Devo telefonare immediatamente a mio suocero e metterlo al corrente di quello che sta combinando sua figlia. Lui sta dalla mia parte, ha fiducia in me. Sono il figlio maschio che non ha mai avuto, capisci? Li sistema lui quei due. Porca miseria, non ho l'agendina, l'ho lasciata in macchina. Chiama in macchina, c'è sta il telefono. Giusto, giusto. Telefono a Paloma. A ladra. Pronto, Paloma? Ma chi parla? Carlos. Ah, Carlos? Lei è quello che mena. Avete fatto pace? Senta, sia gentile, io sono Ricky Morandi, proprietario dell'automobile. Guardi, lì sulla destra, nel cassettino del cruscotto, ci deve essere un'agendina. Sia gentile, mi guardi sotto la S. Salvetti. Ah, capita la dinamica. Stavano d'accordo, cercavano il pollo. E ci sei cascato. E mi sei mandato tu. Sì, dai, scrivi, scrivi. Salvetti. Set sis. Set sis. Onze. Tresse. Setze. Senta, un'ultima cosa, lì il fatto dell'automobile, lo devo considerare una ragazzata di Paloma oppure... è sicuro? Più che sicuro, e stiamo facendo la luna de miele. Allora va a fanculo, tu e quella mignota che ti sta di fianco. Dai, dammi il numero. 7. Ma come, un numero solo hai preso? E che ne so come si scrivono, però mi ricordo tutto. Aspetta. Allora, 7, 6... 0, 2, 7, 6. Poi? Frezze, bonze. 11, 13, 11. E poi c'è fa l'ultimo, che mi sono preso un punto di riferimento. Sezze! 16. Sezze romano. Questo me lo ricordo perché è il paese dove c'è nata Landa, la cugina di mia madre. Buongiorno, c'è l'ingegnere Salvetti, sono suo genero. Ah, e dove è andato? A Monte Carlo. Grazie, buongiorno. Mi procuri una macchina con autista e devo andare immediatamente a Monte Carlo e il conto. Subito, dottor Morandi. Ecco, vede. La stanza sono 1.200.000, sì. Più 420.000 di frigobar. Non capisco questo 420.000, scusi. 125 chinotti. Oh, mi piace il chinotto. Vabbè, tenga. Purtroppo la sua carta è revocata. Questa è quella stronza di mia moglie, vabbè, stacco un assegno, va. No, dottor Morandi, lei capisce. Scusi, ma perché io contanti non ne ho? Come facciamo, scusi? Temo che dovrò chiamare la polizia. Polizia? Come la polizia? Chiama la polizia. E vabbè, vuol dire che stavolta pago io, va. Questi sono 287.000... Poi ci sono pure gli altri, non è finita qua. E 37.500 lire. Sono già più di 300. Più 3.000 di gettoni che le possono sempre far comodo. Questo è un tappo, me lo riprendo. Soddisfatto? Ecco qua. Dottor Morandi, per questa volta passi, ma non si faccia più vedere qui né nessun altro albergo della nostra catena. Senza. Di nuovo? Presenterò. Arrivederci. Rispetto. Andiamo, anche meglio. E il mio? Dottor Morandi, il suo viene pignorato e messo all'asta. Beh, allora, arrivederci e grazie, sei stato un formidabile compagno di viaggio. Allora stavi con me solo per i soldi? Ma perché, mi volevi per amore? E poi se permetti, diciamo, mi impegni, voglio andare a Milano a trovare gli amici ai Navigli. Io devo andare a Monte Carlo. Domani sera c'è il galà, arriva mio suocero. Come faccio ad andare a Monte Carlo? Non ho una lira, non sono abituato ad essere povero io. Come fanno i barboni quando vanno a Monte Carlo? Con l'autostop. Però t'avverto che a me mi caricano solo i camion de pecore, eh?
Avevi detto pecore, non dovevano essere pecore? Porca miseria, guarda, io ho una fame. Io se al mattino non mangio divento pazzo, sarà già... Sarà già l'una. Io appena sveglio devo prendere una spremuta di pompelmo doppia per bruciare i grassi. Ma perché te bruci i grassi? Vabbè, si fa per dire. Poi fette biscottate con burro e marmellata. Marmellata fatta in casa. Di mele. Solo mele di Merano. Sto morendo di fame. Certo che Bonetti c'è proprio riuscito a farti diventare un barbone come me. Ho proprio il dubbio che sia stato lui a fregarmi il brevetto. Che brevetto? Un ingegnere di Rimini, un mio carissimo amico, ha progettato un affarino così, un catalizzatore. Lo infili nella marmitta e anziché uscire dei gas benefici e puzzolenti dall'automobile, esce un'arietta fresca e profumata, sembra di essere a Cervinia. Come una supposta menta. Io logicamente ho chiutato l'affare. E che cosa ho fatto? Ho chiesto i soldi alle banche, gli ultimi. Ho comperato dei capannoni e li ho attrezzati per produrre l'affarino. Invece questo pirla... Che pirla? Questo mio carissimo amico. Ah, quello della supposta. Un giorno esce per andare a depositare il brevetto, finisce sotto un'automobile e rimane stecchito in mezzo alla strada. L'investitore sparisce, con lui anche l'incartamento del brevetto. Capito? Adesso mi vuoi dire come cazzo faccio io a ridare i soldi alle banche? Me lo vuoi dire? E che te la pigli con me? Io che ci posso fare? Ma cos'è? Happy pork! Che schifo! È buonissimo! Guarda come è contento il maiale! Fa bene pure la ossa! Ma che sta a pensare? No, guardavo. E il culo del maiale? La coscia, il prosciutto, perché quello diventa prosciutto. Di che cosa sa? Come di prosciutto. Fammi assaggiare, va. Dammene un po'. E un po' di contegno, mi sembra il maiale. Forza ragazzi, andiamo! Di corsa! Andiamo! Ciao Buzzico. Ma che me ne hai la polpetta sola? Oggi ne sono avanzate poche. Che se vengono tutte te, eh? Se non te ne vai ti mangio anche quella. Ma dov'è che l'hai rubato sto vestito? È quello della prima comunione, non me lo sono mai tolto. No, quelle cose grigie lì no, neanche la verdura, mi... Un po' di brodo, ma senza quelle macchie d'olio. Ma perché non vai a mangiare al Grand Hotel? Va, va! Ci sono stato, non è poi un granché. Ma che fai, non mangi? Mi fa schifo sta roba qui. Non si dice che fa schifo. Prima si assaggia e poi si mangia. Hai capito? Guarda, dai. Apri la boccuccia. Fare la pranina. Non fare il cretino. Mi fa schifo. Non fare il cretino. Mi ha bacchiato tutto il bese. Porca miseria. Ma sei un cretino. Vabbè, adesso te do il fazzoletto. Porca miseria. Ma lascia stare. Mi fa schifo. E allora pulissete col tuo. Il mio non si tocca. Il mio non è un fazzoletto. È un simbolo. È come una colomba. Mi pulisco la giacca con una colomba? C'è un cretino, porca miseria. Che schifo, che schifo. Questo è il simbolo mio. È il corvo! Prego, da questa parte. Accomodatevi pure. Permesso. Voi abitate qua. Non è che disturbiamo? Ma che disturbare, disturbare! Nina!
Nina! Che c'è? Beh, buonanotte. Buonanotte. Guarda chi c'è. Barabba, il figlio della Marisa. Barabba! Oh, mamma mia! Come sei cresciuto! Stai bene? Sì. Stai bene? Oh, me te ricordo quando eri vicino così. Un barboncino. Adermo, ecco, vieni qua, guarda, dammi una mano. Ecco, venite un po' qua. Vediamo il nostro letto che adesso è bello caldo. Non si preoccupi, signore, io dormo benissimo anche in piedi. Eh no, nella cenere no, eh. Sono mica una patata io. Vabbè, non vi preoccupate, noi ci mettiamo da un'altra parte. Fate come volete. Allora, buonanotte. 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 Fatti la figlia del culo. Ecco. Ma scusa, noi dove dormiamo? A casa mia. Erano un sacco di anni che non guardavo il cielo. Sto bene. Senza il telefono, senza mia moglie che mi fracassa le palle, mio suocero, il Bonetti, le banche. Ma vuoi vedere che avete ragione voi? Io preferisco la ricchezza. La povertà qualche lato positivo l'avrà, no? Altrimenti non ci sarebbero tanti poveri. Lato positivo dei poveri sono i ricchi. Sto proprio bene. Là dietro c'è il mare. Si sente la brezza marina, la senti? Sì. Il canto tribale, i fuochi. Senti. Lo senti? Che? Un grillo, lì, vicino ai piedi. No, questo è il socio che te rosica la scarpa. Eh no, porca miseria. Dai, su, andiamo più in là. Cambiamo appartamento. Ecco, buttiamosi qua, va. Giù. Vabbè. Buonanotte. Oh, ma che fai? Le freghi tutto il piumone? Buonanotte. No, buonanotte, buonanotte. E stai fermo, se no vado a dormire in salotto, Sei sicuro che viene bene la barba con la panna? Eppure meglio. Ce l'hai la mano ferma? E guarda! Perfetto! E c'era uno scambio, la mano è ferma, è treno che si muove. Ecco, gira la testa così, che te voglio radere proprio bene. Stasera non se ne accorge nessuno come ti sei ridotto. Scambio! Ecco. Poi se mi dai il fazzoletto, ti sbianca la camicia con un po' di latte. La camicia è rosa. A righe bianche, tra righe righe. Fazzoletto non si tocca, sono abituato così. Sarebbe come togliermi un occhio, una gamba. Oh, scambio! Ma stai attento! E dici scambio, dovevi doppio scambio. Comunque non è niente, dai. Su. Poi se vuoi ti stiro pure i pantaloni. E come fai? E li mettiamo sotto due casse. Ci sediamo sopra, una trentina di chilometri e ti cascano a pennello. Ecco, quasi fatto, L'ultimo tocco. E il signore è servito. Mancia? Grazie. Oh. Bravo. Hai fatto un bel lavoro. A pensarci bene, sei l'unico amico che ho. Amico. Adesso dici così perché c'è bisogno di me. Appena arriviamo a Monte Carlo, tutto torniamo quelli lì. E io ritorno sotto i ponti. Ma la mia vita è fatta così. Gli amici mi mollano sempre. Sono la sfiga e fedele, non mi molla mai. Nemmeno quando sto nella merda. Ma io ci sono abituato. Cosa fai? Piangi?
Tom, tieni il mio fazzoletto, asciugati le lacrime, Tom. Grazie. Ciao, finalmente l'ho fregato, arrivi la colomba. Ecco, vedi, tu qua non sei più un barbone, sei un clochard. Allez vite, messieurs, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Che differenza fa? Eh beh, sul cambio ci guadagni, no? Cominciare col vengo anch'io, tanto qui non ti fanno entrare. Non combinare i soliti casini. Ma quali casini? Due minuti, risolvo con mio suocero e torno. Tu stai qui, guardi un po' di mascherine, magari allunghi la mano, ti fai la carità. Buonasera. Monsieur, je suis désolé, mais vous n'êtes pas masqué. È certo che non sono mascherato, devo parlare con mio suocero due minuti. Signor Salvetti. Oh, monsieur le clochard, entrez, je vous en prie. No, guardi, ci devo entrare assolutamente. No, se ne... Ma dai, non fai i soliti casini, tanto quante fanno entrare. Guardate tu mascherina, eh? Ci vediamo dopo, ciao. Signore, noi è un mio amico, no, siamo un amico. No, monsieur, je vous en prie. Siamo un amico. No, siamo un amico. No, siamo un amico, cazzo, siamo un amico. No, non fa... Oh, allora. Parcheggiatore. Parcheggiatore, senta, per piacere, che io non ho l'autista, mi aiuta a trovare un posto, ma per pietà non mi lascia rimanere imbottigliato, che poi magari non posso andare più via perché ti si mette davanti il solito marpione. Ma lei è il parcheggiatore? Eh sì, eh. Oh! Vega le marpion, vega le frochon. Da questa parte? Par ici. Me fermo qui. Ici. Ah, ici. Ah, no. Ici. Monique, Monique, non è fantastico, guardalo. Barabba. Oh, bonsoir. A cappellona, dammi il 5, ciao. Guarda la perfezione di ogni dettaglio. Oh, delizia. Questa mise è invecchiata in modo perfetto. Eh? Extra. Le tonalità della macchiatura. Grigio, grigio perla, grigio scuro, verde muschio, blu di Prussia. Rosso di sugo, giallo d'ovo, grasso di macchina. I sacchetti di plastica non sono un amore. Oddio, ha perso la testa. Si è perdita la testa. Mi scusi, eh? Ecco. No. Ecco. Oui. Mi dica. E la conciatura? Oh, voglio dire ad Alexandre di farmene uno uguale, così me la metto per il derby ad Assac. E dell'odore? Non ne vogliamo parlare. Sembra che puzzi veramente. Prego, signora, favorisca. Ne approfitti anche lei. Eh? Straordinario. Veramente straordinario. Le voglio presentare mio marito. Sandro? Sandro? Sì, tesoro. Il signor Barabba. Venga, si accomodi anche lei con quella zona. Avvocato Bonetti, ingegner Barabba. Ma scusi, ma
Io e lei non ci siamo già visti da qualche altra parte. Si rimetta a Fornasone. A Collodi? Oh, l'unghia! Non l'avevo ancora notata, ma è lunghissima! È utilissima, è meglio di un coltellino svizzero, guardi! È simpaticissimo! Fantastico! Lei ci può? E voilà! Oh, merci, monsieur! Ti piace? Cavaliere Bertuzzi. Signora, ci vediamo a Milano allora. Papà, auguri. Papà? Devo parlarti urgentemente da uomo a uomo. Avrei preferito non darti questo dolore, ma un padre deve sapere. Tua figlia va a letto col Bonetti. Beh, allora? Ti rendi conto della situazione o no? Ma sì, che sei crudotto, perché? No, guarda che tua figlia tradisce anche te. Perché va da quello lì a raccontargli tutti i nostri progetti. E così noi rischiamo di essere rovinati. No, il rovinato sei te, perché mia figlia fa benissimo andare con Bonetti. Perché quello ha due palle così. Non è un cretino come te. Hai capito? Ma allora è una congiura. Ma quale congiura? Questa è strategia aziendale. Elena divorziando da te non ti dà una lira. Lui divorziando da te gli porta via mezzo capitale. Perciò facciamo una fusione. Bonetti Salvetti e non ci ferma più nessuno. Ho reso l'idea? Ciao. Miriam! Miriam! E adesso proclamiamo le più belle maschere della serata. Terzo classificato, il Re Sole e Isabella d'Aragona. Mi complimenti. Voilà. Merci. 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 Ah, ma perché mi scappa sempre? Signora mia, che vuole che le dica? Dipende da quanto beve. Ma che cosa ha capito? Lei? L'ho cercata per tutta la sala. Che cosa fa dopo il galà? Oh, ma cosa guarda? No, niente, è una cosa mia. È data la caviglia, io sarei libera. E dove mi porta? Sotto al ponte? Ho capito. Andiamo da me. Sì, vabbè, ma Pinocchio che dice? Niente. Siamo una coppia libera. Ah. Sono una donna moderna, io. Anche negli affari? No, no, lì sono all'antica. I soldi sono miei e lui fa quello che dico io. Un applauso all'esploratore sfortunato. E ora la più bella maschera della serata. Vince il primo premio, le clochard. Bravo! Avevo ragione io, ha visto? Ha vinto lei! Avevo ragione! Vada, vada, vada! Io? Ma certo, vada! La coppa! E grazie! Bravo, bravo! Fantastico! Bonetti, a proposito, questa sera la barca serve a me. Sì, tesoro, avevo già pensato di dormire fuori questa notte. Bravo! Bravo! Grazie, papà, di avermi tolto dai piedi quello stronzo! Stronza sarei tu, io ti spacco la testa, deficiente, lascia, hai capito? Ti recido la carota! Lascia stare! Non mi meriti! Torno da mia madre, meglio! Allì, venì! Grazie! Piano, piano! Scivolo! Ho le pianelle! Che fai, nipoti?
male che siete arrivati. Sono due ore che ero chiuso qui dentro. Mi era vestito di azteca. Il parcheggiatore mi ha riempito di botte e mi ha fregato il costume. Che tipo era quello? Mezz'altezza, un po' tracagnotto. Non un bel Marcantonio come te. Come ti chiami? Venga, venga. Quanti anni hai? Venga. Ma cosa fate? Dove mi portate? Dove andiamo? Dove andiamo? Dai, su, che in tre ore siamo a Milano. Andate a Milano? Mi date un passaggio? Uè, gran capo, fatti quattro passi, che è una bella serata. Sono cinque minuti che sono povero e Genrichi mi stanno sul cazzo. Traditore, Giuda, Barbone! Barbone. Sono morta. Questo capello è proprio un cilicio. Uff. Dai, tesoro, levati quei quattro stracci. Veramente so 10 anni che non mi spoglio. Beh, possiamo farlo anche vestiti, no? So pure 10 anni che non... Ottima notizia! Così incasso gli arretrati con tutti gli interessi. Ah! Oh. Oh. Io sento che qua gli interessi stanno a salire. Sì, mi pare che c'è un certo risveglio del mercato. Vogliamo fare la fusione? A proposito... mi è venuta in mente una cosa, ma te la dico dopo. No, dimmela ora. Dopo, dopo? Ora. E te la dico dopo. Ora, ora. Te la dico dopo. Ora. E vabbè, te la dico adesso. Tuo marito sta a fare una fusione con Salvetti. Ah! Hai goduto? No, ho capito. Ma allora non era una semplice avventuretta con la moglie di Morandi. Ma che cos'è questo debito con la Swiss Bank? Ma perché l'ha chiuso? Ma vedi che era meglio che tu lo dicevo dopo. Dammi qua, dai, levate che sei pratica. Ecco, tieni. Ma che c'è il doppio fondo? 30 milioni di dollari miei per l'acquisto dei marmitta titoli catalitica, tubo di della marmitta Catalit. La Catalit! E questa qui, è quella del brevetto. Ma quale brevetto? È quella della marmitta, quello che hanno rubato a Ricky. E mio marito di tutto questo non mi dice niente. Ma allora è vero. Allora mi vogliono veramente fregare. Te sta a preoccupare, che noi freghiamo loro. Ma come? È con questo, ma te lo spiego dopo. Ma dopo quando? Dopo! Bella butellona! Che ruenda! Mi voglio a sangue, perché c'è la caviglia fina! Godo. C'è la caviglia fina! Vado. Uè, crosta! Ridammi la coperta, dai, che mi hai già fregato le scarpe. Che cattolo è me, È mio, sai benissimo che è mio. Ma guarda che ha chiesto i narini di Milano! Comanda il crosta, dai, eh? Volare! Dai. Oh. Oh. Ah, che fitta! Vogliamo venire alle mani? Vogliamo scendere così in basso? Basta con la violenza negli stadi. Se c'è un problema, parliamone. Vediamo di risolverlo educatamente. Tu vuoi il mio cartone? Io sarei disposto anche a... al massacro! Vai, forza! 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 Ma quello sono io. Di quando è quel giornale? Alla di ieri. Ti lascio il cartone, dammi il giornale.
crollo della Fillmore. Probabile revoca della società di Riccardo Morandi dal listino di Piazza Affari. Fillmore apriranno al 140. Basterà aspettare che crollino. No, di' al tuo agente di comprare appena saranno scesi al 99. D'accordo. Europlastic apre a 700. Fillmore apre a 140. Perfetto. Vanno giù come le braghe. Miseria. Mi accende per piacere. 6.990. Santa Barbara, prega per me. Compro Fillmore! Compro Fillmore! Come compro Fillmore? Come compro? Compro. Ma che succede? Stanno comprando! Ma chi è che compra? Chi compra? Io! Compro tutto io! Ma che è sta busta di benzina? Fatta il pieno! Compro tutte le sue, tutte le sue, tutte le sue! Cosa compri tu che non è una lira? Ma chi t'ha detto? Sono un finanziere! Sono socio in affari con caviglia fina! Stiamo facendo un colpo con le Fillmore! Compro Fillmore! Compro Fillmore! Compro Fillmore! Compro Fillmore! Ma cosa combini? Cosa fate? Le Fillmore non valgono niente! E invece valgono molto. Adesso che l'ingegner Baraba ha depositato il brevetto della marmitta catalitica. Ma com'è possibile? Bonetti, perché sei un grosso coglione, è possibile? Ma ingegnere, non è colpa mia. Ti è zitto almeno! Becchille! Ingegnere, non so che cosa sia successo. Ma la Fillmore sono io. Allora sono ritornato ricco. No? Ciao, Ricky, perdonami. Torna a casa con noi. Torna dal tuo papà, eh? Elena, diglielo anche tu. Ecco il Ricky che ho sempre sognato. Forte, sprezzante, coraggioso, lussurioso. E ti trovo anche dimagrito. Io sono orgogliosa d'aver sposato un uomo come te. E da oggi noi possiamo ricominciare una vita nuova, capisci? Ogni giorno una festa, ogni notte un evento. Ma chi sta a sentire sta fracicona? Un momentino, un po' di rispetto per la mia signora, eh? E poi ricordati che sono il socio maggioritario. Esatto. Datto, Pino, bacino, bacino, bacino. Do calcione, troione, troione, troione. Barbu. Dem. Namo. Thank you.
questa che cos'è? Ferrari testa rossa, ammito, non si batte tutta la vita. Beh, come seconda macchina può andare. Dove vi porti? Ci avevamo un viaggetto in sospeso. Da qui a Bangkok via Copenaghen. E andiamo!